Io sono la sorella di Alita, la compagna di Nicola Zeppetelli. Penso che io devo questo momento a mia sorella. Nicola Zeppetelli ha bisogno di giustizia. Tutti noi dobbiamo fargli giustizia. Noi che siamo delle brave persone vogliamo credere nella giustizia e vogliamo credere che essa ci sia. Nicola era un uomo che era voluto bene da tutti. Si vede da questa fiaccolata. Tutti possiamo percepire l'amore che c'è in tutto questo. E io credo una cosa, che nessuno ha il diritto di togliere la vita di un altro uomo. Io non so quale sia stato il motivo, non so se esiste un motivo valido, ma un motivo valido non esiste. Mia nipote, eccola lì, a 3 anni, ha perso suo padre per colpa di delinquenti. Per me sì, sono delinquenti. Nessuno deve aver paura di questi delinquenti. Tutti dobbiamo fare giustizia per Nicola. Tutti lo dobbiamo fare fino alla nostra morte. Il mai più è una parola che vorremmo mettere su tante cose negative della nostra vita, della nostra città, ma non solo. Purtroppo c'è anche da dire che questo mai più a volte si allontana anche per colpa nostra. La cultura della legalità, la cultura della pace vera, della solidarietà, dei valori che possono portare poi a costruire una civiltà dell'amore è una cultura che va sempre propinata, bisogna insistere soprattutto sulle nuove generazioni. La violenza è sempre distruttiva ed è sempre da allontanare, ecco perché è importante in questo momento essere uniti tutti perché mai più succedano fatti come questo e tanti altri come la cronaca di questi giorni ci dice. Verranno, mi auguro che il messaggio arrivi, che un messaggio appunto contro la violenza e a favore della legalità, perché solo una vita condotta a favore della legalità può essere di salvezza per Cervinara, ma per l'intero territorio caudino.